In nome del popolo italiano, il giudice dell'udienza preliminare, visti gli articoli 442, 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara l'onorevole Raffaele colpevole del reato ascritto nel capo A della richiesta di rinvio a giudizio per imputazione coatta del 4 aprile 2012. Lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Io ho vissuto la vigilia di oggi e sto vivendo questo momento con molta serenità perché mi aspettavo questa sentenza. Mi aspettavo questa sentenza che è il naturale epilogo di una storia che arriva al primo grado di giudizio oggi, 19 di febbraio esattamente, 4 anni dopo, era il 29 marzo del 2010, nell'esplodere di questa vicenda. Il giudice ha escluso una parte della condotta, quella cioè relativa al rapporto col clan Cappello, e ha escluso uno dei reati elettorali, quindi poi ha riconosciuto le attenuanti generiche che invece noi avevamo ritenuto non possibile riconoscere in considerazione della gravità della condotta, e quindi questo spiega una differenza di valutazione sulla procura del tutto, diciamo, ragionevole nell'ambito della decisione assunta.